Pronto? Sì. La segreteria del dottor Feltri? Sì. Volevo parlare con la signora Minetti. Un secondo solo. Sì. Vittorio, preparati, eh. C'è? Aspetta. Preparare le domande. Un minuto solo, eccola qua. Grazie. Prego. Pronto? È la segreteria del dottor Feltri, lo posso passare? Sì, certo, grazie. Vittorio? Eccomi qua. Sì, pronto? C'è Nicole, ciao, sì. Come stai? Ciao, bene, grazie, bene dottore, lei? Bene, pensavo che ci potessimo dare del tuo, è possibile? No, vabbè, certo, assolutamente, visto che me lo così dice, certo. Prima. No, volevo farti una raccomandazione. Tu, sì. Non so se hai effettivamente intenzione di lasciare il Consiglio regionale, ma se fosse così, non farlo gratis, perché è assurdo che una persona debba andarsene via spontaneamente prima che abbia subito un giudizio, prima che sia stata condannata, e soltanto per compiacere, diciamo così, ad alcune persone che non so indicare con nome e cognome, ma che presumo certo. Siano nell'ambito del PDL. Io ti consiglio di rimanere dove stai, a meno che non ti offrano delle possibilità di pari sì. Interesse. Grazie, dottor Feltri, lei è gentilissimo a darmi queste raccomandazioni, questi consigli. Io ho dato tu Vittorio. Ecco, brava, così va meglio. Grazie, gentilissimo, veramente. Purtroppo il momento è quello che è, mi trovo in difficoltà, io tra l'altro non sono neanche in Italia, per cui faccio anche fatica, insomma. Però ti invidio, se non sei in Italia ti invidio. Sono a Parigi, ah, la città è meravigliosa, però purtroppo è ucciosa, piove, fa freddo, però vabbè, Parigi cerca di restarci cui... il più possibile. Com'è? Cerca di restarci a Parigi il più possibile, ma no perché io non gradisca che tu stia in Italia, ma penso che tu preferisca rimanere lì dove tira un'aria di sicuro migliore rispetto a qui. Decisamente diversa rispetto all'Italia in questo momento. Vabbè, comunque, grazie mille, davvero. Ti faccio tanti auguri. Eccoci qui, 800 24 00 24. Riprendiamo con la zanzara, un attimo solo. Eccoci, pronto? Sì, le ripasso al dottor Feltri. Sì. Vittorio. Pronto, Nicole, scusa se ti disturbo, mi ero dimenticato di dirti una cosa. Quando rientrerai da Parigi, naturalmente se ne avrai voglia, potremmo fare... Certo che rientro, ci mancherebbe che non rientro. No, voglio dire... Ho grande voglia di tornare in Italia. Sì, no, non di rientrare, ma se avrai voglia ti proporrei di fare un'intervista con me. Le alternative sono due, o la facciamo in radio, che viene ascoltata da parecchia gente, ovviamente le risposte sono tue, poi tu conosci la mia correttezza, oppure la facciamo per il giornale, scegli tu, insomma, se la cosa ti può star bene, io sono disponibile a fare una cosa all'insegna della massima correttezza, come sono abituato a fare. Certo, certo. Così, naturalmente più politica che non giudiziaria, di cui non ci importa niente, anche perché con la vicenda lì vedo che sta rotolando verso l'abisso, quindi non, forse in te non me ne preoccuperei più di tanto. Mentre invece possiamo parlare di tante cose, una tua intervista in fondo non esce da parecchio tempo, se vuoi la facciamo per la radio, io sono amico di quelli della Zanzara, che è una radio molto ascoltata, un programma a larga diffusione, potrebbe essere divertente e anche, diciamo così, potrebbe anche giovarti. Certo, certo. Comunque vedi tu, io non insisto perché capisco i tuoi problemi. Se la cosa ti garbasse, al tuo rientro mi fai un fischio e io sono a tua disposizione. Certo, certo. Va bene, ok, volentieri. La ringrazio. Grazie. Ti ringrazio. Grazie infinita. Grazie. Allora ciao, niente, ciao. Mi saluti anche i miei amici della Zanzara. Sicuramente, te li saluto, okay. Sono simpaticissimi e bravi. Molto, molto, molto. Ok, grazie mille, grazie. Vittorio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.